non sentiremo, benvenuta, non sentiremo per un bel po' God Save the Queen. Però God Save the King. God Save the King, il classico God Save the King è dedicato a Carlo III, la tua ultima fatica letteraria che si intitola Carlo III. Carlo III, giustamente. Il cuore e il dovere del re. Il cuore e il dovere, c'è più cuore o più dovere in quest'uomo? Secondo me c'è molto dovere, ma c'è molto cuore. Questo è l'aspetto che lo rende differente dalla regina Elisabetta, ma secondo me sarà anche la sua forza. Una persona che ha sempre messo il cuore davanti a tutto. L'abbiamo visto nelle questioni sentimentali, lo vediamo in questo momento in cui deve fronteggiare una difficoltà in famiglia con il figlio Harry. E, insomma, una persona che è autentica, come mi hanno detto le persone che ho sentito per scrivere questo libro, è come mi è parso quando l'ho incontrato, sì. E quando l'hai incontrato? L'ho incontrato in due occasioni, di due suoi viaggi italiani assieme a Camilla, all'epoca ancora duchessa di Cornovaglia. La prima cosa che ho notato è stata la sua voce, perché la regina aveva questa voce squillante, il famoso Queen's English, l'inglese della regina, che all'inizio del suo regno era stato anche molto criticato perché era troppo cristallino, era un linguaggio, non dico innaturale, ma talmente perfetto da sembrare artefatto, tant'è vero che ci furono dei lord che si scagliarono contro i Windsor dicendo ma no, la regina deve esprimersi in modo più emotivo. Ebbene, Carlo invece ha una voce molto profonda. Molto bella, va detto. Molto bella, e sì. E anche veramente musicalissima le orecchie. Sì. Ed ha dimostra di avere una grande passione nelle cose che segue da tanto tempo. Sappiamo poi che è stato anche criticato, insomma, ha fatto il giro del mondo la storia, insomma, che parlasse con le piante piuttosto che si facesse spremere il dentifricio da un valletto, ecco. Ma è vero? Era vero, ma perché si era fatto male a un braccio e quindi giustamente in quel momento però, non poteva. Allora, scusatemi, cioè, pure io, se chiunque di noi, certo, se ha una persona, certo, in casa che, sì, l'aiuta nel momento in cui non, sì, può, vabbè. Ma sicuramente. Saluto e ringrazio Federica Brunini, Royal Watcher, e saluto e ringrazio Natalia Augias, che è in compagnia di Allegra Hicks, designer molto vicina, molto amica della famiglia reale. Io partirei da colei che anche tu, Enrica, reputi un asso nella manica del nuovo re. Sto parlando di Anna, principessa militare, anche guerriera in qualche modo, e poi magari ci raccontate qualcosa, sì, qualcosa sulla incoronazione che arriverà il 6 maggio, no? Però già arrivano le prime indiscrezioni. Vai, Vincenzo Faccioli. La principessa Anna, unica figlia femmina della regina Elisabetta, ha sempre avuto un ruolo di primissimo piano dentro e fuori le mura di Buckingham Palace. Ma con l'ascesa al trono del fratello Carlo, la sua influenza è destinata a crescere. Patrona di oltre 200 organizzazioni caritatevoli, è stata per anni la confidente più stretta di Carlo. I due sono legati da vero affetto, dimostrato anche in pubblico in diverse occasioni. Nata il 15 agosto 1950, Anne Elizabeth Alice Louise Mountbatten Windsor, coniugata Lawrence, è la secondogenita di Elisabetta e Filippo. Ottima cavallerizza, al punto da arrivare alle Olimpiadi di Montreal del 1976, ha scosso l'opinione pubblica per una liaison negli anni 70 con Andrew Parker Bowles, futuro marito di Camilla, oggi regina consorte. Il suo ruolo a corte è sempre stato improntato sulla scia di quel servizio alla corona amato dalla madre. Severa con se stessa e con gli altri, la principessa ha tenuto la barra dritta nonostante i numerosi scandali che hanno colpito la sua famiglia e farà di tutto con determinazione per evitare che questi possano distruggere l'eredità della sua amata madre. È così? Anna è stata molto amata dalla regina Elisabetta, che non a caso ha dedicato soltanto a lei il titolo di Princess Royal, e oggi è veramente l'asso nella manica di Re Carlo, che la sta mandando avanti per tanti incarichi oltre manica, ma anche oltreoceano, nei tanti paesi del Commonwealth, sempre accompagnata dal marito Sir Timothy Lawrence, e poi è sempre stata instancabile Anna, tant'è vero che quando era in vita il duca di Edimburgo Filippo, a cui ho dedicato un'altra biografia,
c'era sempre una sorta di competizione tra i due alla fine dell'anno per vedere chi aveva svolto più royal engagements nel corso dell'anno, e molto spesso veramente c'era uno scarto di pochissimi. E peraltro si narra che Filippo amasse di più la figlia femmina che non Carlo. Beh, diceva di Carlo che era un romantico, mentre per lui era un'accezione negativa. A noi ci piacciono tanto i romantici. E Natalia, cosa ci racconti da su, da Londra? Grazie di essere con noi anche oggi con la tua ospite. Grazie a voi, siamo qua e Allegra Hicks, che tu hai presentato poco fa, appunto ha avuto occasione di conoscere da vicino la famiglia reale e lo stesso re Carlo quando appunto non era re. Quindi penso che sia interessante, insomma, avere il racconto un po' di una persona che ha avuto a che fare. Non so se Allegra vuoi rispondere. Io penso che lui sia un re fantastico, sarà un re fantastico. È certamente un uomo, un visionario, perché ha parlato molto, molto tempo fa di cose che al mondo non interessavano. L'agricoltura biologica, il riscaldamento del mondo, cioè tutto quello che ora è un tema, cioè sono dei temi assolutamente fondamentali, e quindi io penso che lui è l'uomo giusto al momento giusto, direi. È molto legato alla cultura, all'arte, cosa che mi fa molto piacere, per tutti noi artisti è bello avere un re che è interessato e anche molto, molto bravo, cioè lui dipinge benissimo, la regina è anche una donna estremamente colta e ha gruppi di lettura interessati ai libri, cioè penso che sono delle persone perfette per l'Inghilterra. Come tra l'altro credo che sia stata proprio Camilla a intervenire su quella polemica che ha tenuto molto banco anche in Italia sulla, diciamo, riscrittura del il politically correct di scrittori importanti come Roald Dahl. Qua poi è nata tutta una polemica che ha investito case editrici, eccetera. Si può riscrivere un'opera che qui è un classico della letteratura per l'infanzia. Ed è stata Camilla anche a insistere molto sul fatto che è una vergogna assoluta. Sui giornali italiani anche sono uscite molti pareri in questo senso. Quindi insomma mi sembra che sia una coppia che naturalmente ha quell'aspetto popolare che poi finisce sui tabloid, che piace al mondo, anche a noi Rai, a tutte le televisioni, insomma, perché c'è quello scintillio della favola, però sono anche persone che stanno nel mondo con le loro idee. Assolutamente, con le loro idee, e sono proprio le idee che il re aveva da Prince of Wales sull'agricoltura biologica, cioè tutto quello che ti raccontavo prima, che lui è rimasto fermo sul punto e adesso si vede che ha avuto ragione. Ma il tempo gli ha dato ragione, quando ha cominciato lo prendevano un po' per matto. E invece ci vedeva più lungo. È stato un visionario. È stato super contemporaneo. Ci vedeva più lungo. Mi perdoni Allegra se le faccio una domanda, se ti faccio una domanda basica, ma è quello che poi a casa in questa saga della famiglia reale inglese tutti vogliono sapere. Ma William e Kate, non William e Kate, ma Harry e Meghan, verranno all'incoronazione oppure no? Non lo so. Non ho idea. Devo dire che mi sa che non lo sanno neanche a Buckingham Palace a questo dici, punto. Dici? Perché? Perché insomma Buckingham Palace ha un rapporto particolare con la stampa, nel senso che insomma un po' come fa la politica in Italia e forse ovunque, ogni tanto lascia delle tracce per i giornalisti. E quindi escono dei messaggi molto contraddittori. Noi seguiamo, almeno io, Allegra non ne ha bisogno, ma insomma io seguo con grande attenzione i Royal Watchers e sono costretti ogni tanto a tornare sui loro passi. Dicono è richiesto delle scuse da parte di Carlo, poi invece dicono ma assolutamente Harry e Meghan non si muoveranno. Insomma si vede che c'è una trattativa in corso, io credo che ci sia, e che però ancora non ha trovato un punto, una quadra finale. Ecco. Tra l'altro non so se ne volevi parlare, ma insomma su Carlo c'è stata anche una questione invece un po' più seria
dal punto di vista politico, che è stato il tè che ieri ha preso con Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea. Da quello che ho capito, diciamo, lì è stato stretto finalmente per l'Irlanda, per la Gran Bretagna, l'accordo tra Unione Europea e Irlanda del Nord. Lui, in teoria, da protocollo, essendo un capo di Stato, Carlo, non avrebbe dovuto incontrare Ursula von der Leyen, che aveva già visto il primo ministro, Rishi Sunak, ma in realtà i due si sono comunque incontrati, e qua Carlo ha svolto il ruolo fondamentale in tutte le democrazie occidentali di continuità, no? Di rappresentare la continuità anche attraverso, anche per garanzia degli accordi, perché sappiamo che insomma in Gran Bretagna si sono succeduti i governi con grande facilità, che fanno ripensare alla prima Repubblica italiana, no? Quindi diciamo lui è stato un po' all'anello di congiunzione fondamentale. Vi faccio vedere adesso, vengo... Ah, scusa. Dimmi, Natalia. Volevo dirti solo una cosa, aggiungere solo una cosa. C'è un passaggio importante di questo avvio del regno di Carlo, che inizia proprio formalmente il 6 maggio prossimo, perché i primi viaggi di Stato che lui fa, comunque prima dell'incoronazione, ma insomma per definire un po' il suo profilo di re, saranno in Europa. Lui andrà alla fine del mese a Parigi e poi a Berlino. Ed è una scelta molto precisa quella, ovviamente su indicazione del governo, però lui va in Europa e non nel Commonwealth, quindi non è una posizione politica, ma però è una scelta. Un segnale. Grazie Natalia, grazie ad Allegra, grazie per essere state con noi. Grazie a voi. Non ci dirà mai ovviamente quello che pensa, come diciamo d'usanza dei reali inglesi. Vi faccio però vedere William e Kate, gli altri assi della manica, immagino, della corona britannica e anche di papà Carlo. Federica Brunini, ho una curiosità, tu sei la Royal Watcher di Grazia, in particolare hai studiato Kate, hai studiato la regina Elisabetta. Qual è il rapporto che c'è stato fra una madre che ha regnato fino all'ultimo dei suoi sospiri e un figlio che ha dovuto attendere i 75 anni per avere appunto la corona in testa? Beh, diciamo che il rapporto tra la regina Elisabetta e Carlo è sempre stato un rapporto un po' conflittuale, perché erano effettivamente molto diversi per carattere, per indole, per visione del mondo, no? Del resto, insomma, era una differenza anche generazionale. Si è detto spesso che l'unico fallimento di Sua Maestà sia stata proprio la maternità, intesa come rapporto con le proprie creature, perché era troppo assente, troppo working oriented, troppo poco empatica, no? E che alla domanda cosa le manca di più in viaggio rispondeva ai cani e che quindi modificava i propri piani soltanto per le sue corse ippiche. Carlo è uno dei bambini che credo abbia passato più Natali da solo, abbandonato magari durante i Royal Tour, appunto, sì, con tutto il personale, lo staff di Buckingham Palace, ma non con la mamma e con il papà. Devo dire anche che c'è una grossa differenza tra i figli dei 20 anni della regina, quindi Carlo ed Anna, e i figli invece dei suoi 30 anni, quindi Andrea ed Edward, no? Perché i primi due li ha goduti proprio i primissimi anni, quando non era ancora regina ed era semplicemente una neomamma, una neosposa a Malta, ma poi con i doveri reali in qualche modo ha dovuto prendere un altro passo e inevitabilmente il suo rapporto con i figli si è un pochino
raffreddato, allontanato, proprio perché non c'era una quotidianità. Lei li vedeva più o meno 2 ore al giorno, un'ora la mattina e un'ora poi dopo il tè. Mentre invece poi con Andrew e Edward ha avuto più tempo, più spazio e si è dedicato un pochino di più alla maternità. Con Carlo è proprio una questione caratteriale, tanto uno è appunto attratto dall'arte, poetico, anche un po' naif, con questa visione del mondo molto avveniristica per quello che lui ci ha insegnato e ci ha raccontato negli anni scorsi, pensiamo anche soltanto al climate change. E invece la regina, così rigorosa, così sempre improntata soltanto al senso del dovere, che si fa punto di non esprimere mai un'emozione, mai un sentimento, insomma, due personalità molto diverse, ma credo che si siano in realtà molto amati, poco capiti ma molto amati. Di Camilla cosa diceva Elisabetta? Ma Elisabetta nei primi tempi non la poteva vedere, faceva in modo che non partecipasse a nessun evento ufficiale, chiamava proprio The Wicked One, cioè la malvagia, non la voleva vedere. Poi invece abbiamo visto che ha fatto un endorsement la regina Elisabetta pazzesco proprio nello scorso giubileo del febbraio 2022, e quindi ha detto che sarà regina, sarà Queen Consort, insomma è stata proprio lei a, davanti a tutti, a finalmente promuoverla al ruolo di regina e ad accettarla, perché poi negli anni hanno costruito invece una bellissima relazione, cioè Camilla ha dimostrato di avere quel senso del rigore, del pudore, quella capacità di attendere, di never complain, never explain, che ovviamente alla regina non poteva che fare piacere. Faccio ancora fatica a parlare al passato della regina, ma credo un po' tutti. Allora, Enrica, Carlo III, il cuore e il dovere del re. Grazie Federica, volevo sapere una cosa: Camilla sarà regina, non regina consorte, cioè l'incoronazione di Carlo sarà anche l'incoronazione di Camilla, giusto? Sì, esattamente. Corriere della Sera, abbiamo chiesto al primo storico britannico su queste questioni, Hugo Vickers, e la sua risposta è sì, ma è anche abbastanza naturale, perché se ci pensiamo il termine consorte serviva essenzialmente a distinguerla dalla regina Elisabetta quando era in vita, o comunque adesso quando ancora se ne parla moltissimo della regina Elisabetta, ma ormai sono passati diversi mesi e quindi non c'è questo equivoco. E per la regola britannica un re crea una regina, quindi il 6 maggio a Westminster Abbey a Londra sarà incoronato Re Carlo con la corona di Sant'Edoardo, e sarà incoronata anche Camilla come regina con la corona della regina Mary, per evitare la famosa corona con il diamante maledetto, il Kohinoor, conteso soprattutto dall'India. E Re Carlo... combinato il diamante maledetto nella storia, no? A questo punto? No, è un diamante conteso dall'India, perché ovviamente riporta alla memoria tutto il passato coloniale del paese. E Re Carlo, proprio perché è un'indole di pacificatore, lui si è definito a Davos qualche anno fa I'm a peacemaker, io sono un uomo di pace, quindi non ha voluto imboccare una strada controversa, ha scelto di cambiare la corona per Camilla. E nella cerimonia William si inginocchierà davanti al padre, giusto? Così dovrebbe accadere secondo tradizione, vedremo se questo sarà rispettato, ma sì, dovrebbe essere così, e ci saranno tutti i pari del regno, o meglio una rappresentanza. Infatti i lord sono un po' dispiaciuti, perché avrebbero tutti gradito un invito a Westminster Abbey. Non mi spiaccare i lord, sono solidale, pure noi degli affetti stabili vorremmo venire su a Westminster Abbey, ma non sarà possibile. Edoardo. Quarto e ultimo figlio di Elisabetta e Filippo, Edoardo, conte di Wessex, è stato l'unico principe reale a nascere alla presenza del padre Filippo di Edimburgo, sempre in viaggio al momento degli altri parti. Lontano dagli occhi e dai riflettori puntati sulla monarchia, Edoardo è cresciuto con la passione per la TV e con il rispetto della sobrietà. Il suo carattere meno istrionico rispetto ai fratelli lo ha reso poco appetibile alle chiacchiere e quindi poco interessante per le vicende che riguardavano la monarchia. Nel corso degli anni questa caratteristica ha pagato. Oggi, secondo i sondaggi britannici, Edoardo è uno dei membri più stimati di tutta la famiglia reale. L'asso nella manica del successo di Edoardo è anche il suo matrimonio con Sophie Rees-John, l'unico rimasto in piedi tra i fratelli. Conosciuta nella sede di Radio Capital UK nel 1987, quando lui aveva 23 anni e lei 22, si sono sposati il 19 giugno 1999 nel castello di Windsor, diventando conte e contessa del Wessex. Vicinissima alla regina Elisabetta, Sofia aveva cominciato persino a chiamare la regina mamma. Ora che Carlo è diventato re, dovrà riassegnare il titolo di duca di Edimburgo e sembra che il posto sia destinato a Edoardo, uno degli ultimi alleati rimasti al sovrano in tutta la famiglia. William, Harry e Meghan saranno presenti all'incoronazione? Harry e Meghan...
Sicuramente il re Carlo ha nel cuore questo desiderio di averli con lui per riunire la famiglia, come era desiderio già tutti e due di Elisabetta II. Beh, la famiglia ovviamente in senso allargato, poi bisogna vedere se Harry se la sentirà intanto di comparire a corte dopo tutto quanto ha detto e ha scritto nel memoir Spare. E bisogna vedere anche lungo il percorso di questi mesi di promozione del suo libro, il principe Harry ha anche seminato qua e là degli indizi su una serie di scuse, di giustificazioni delle quali si aspetta una risposta dalla Royal Household, che ovviamente non può ricevere. Ma sono stati perdonati secondo te, ammesso che si possa utilizzare una categoria come quella del perdono molto impegnativa? Ma io credo che il re Carlo, in tutta, appunto, nella sua intelligenza, perché è un uomo di grande intelligenza, addirittura il Guardian, che non è mai stato tenero come quotidiano nei confronti della famiglia reale, tant'è vero che nel 2000 si fece promotore di una campagna per l'abolizione della monarchia, di recente ha scritto dovremmo rivedere il nostro giudizio sul re Carlo, perché in fondo, per esempio, su tanti temi di architettura, non solo di sostenibilità, aveva tracciato delle linee guida che sono poi seguite adesso dalla buona architettura. Quindi Carlo, che è un uomo molto intelligente, secondo me a costo di farli rientrare in qualche modo, come dire, anestetizzare il conflitto, a costo secondo me anche di qualche compromesso. Sei d'accordo, Federica? Sì, credo anch'io e mi aspetto anch'io il beau geste da parte di Carlo che aprirà il cuore e l'incoronazione anche al figlio in qualche modo esule, il duca di Montecito, come dico io. Però bisognerà poi vedere se questa apertura si realizzerà e si concretizzerà e dall'altra parte questo gesto verrà accettato. Io credo che alla fine a Londra arriveranno in qualche modo, forse magari non parteciperanno davvero all'incoronazione, ma saranno comunque presenti, se non altro sul territorio vicino a Londra e vicino a Re Carlo, appunto, magari non in maniera ufficiale, ma speriamo in maniera almeno familiare. Rivenire a Londra senza andare all'incoronazione sarebbe peggio, forse, no? Non lo so. Sarebbe un controsenso, effettivamente. Io credo che se saranno a Londra saranno nell'abbazia in una posizione defilata di secondo piano, proprio per distanziarli da quella prima linea di working royals dai quali loro stessi hanno fatto un passo indietro. Un po' umiliante, però. Un po' umiliante, però. Quando è successo? Beh, il funerale. Che era già successo con Edward VIII, eccetera, che si era detto ci sarò, non ci sarò, poi l'ha vista da Parigi in televisione, cioè credo che possiamo veramente aspettarci un po' di tutto, credo che sia difficile fare una previsione, ma attendiamo lieto evento tutti, insomma, sarebbe bello vedere questa riunione sotto la corona. Posso dire una cosa, sopravviveremo anche se non si riuniranno, pensiamo alle nostre famiglie, ci specchiamo in quelle reali e comunque leggete per sapere tutto su quest'uomo che, diciamo, comunque governerà il paese, governerà, sarà il capo di Stato della la più antica, di una grande tradizione britannica, nonché probabilmente la più potente, la più illustre monarchia del mondo, Carlo III e Ricca Roddolo. Il cuore e il dovere del re, grazie per essere stata.